Sono Tommaso e sono uno studente di giurisprudenza del quinto anno, studio a Trento. Fino all'anno scorso la stagione estiva la passavo lavorando sul lago di Garda, non sapendo stare con le mani in mano e quindi stare fermo per un mese. Verso dicembre mi è nata l'idea di questo progetto, andare appunto fino a Capo Nord, un viaggio che ho sempre voluto fare. Mi sono messo alla ricerca di un furgone, di un van, l'ho trovato a Macerata, sono sceso con mio padre a prenderlo, era perfetto. La passione del furgone, quindi della vita in furgone, del campeggio, è nata quando ero piccolo, perché i miei genitori giravano soprattutto le isole della Grecia. Quando racconto di questo viaggio dico sempre che inizialmente dicevo andrò a Capo Nord, però poi ho iniziato a spiegare che Capo Nord è solo la meta finale, quindi l'obiettivo finale, dovendo appunto fare molta libera, quindi molto campeggio, poco attrezzato, dove devo aver tutto a bordo. Nell'inventario che ho fatto è stato portare via cose indispensabili, assolutamente indispensabili, quindi non cose superflue, e cose che occupino meno spazio possibile, quindi da poter mettere da una parte, lasciar lì, so che c'è, però non mi ingombra, non mi dà fastidio, perché una cosa che mi ingombra poi mi blocca, mi crea dei problemi durante il viaggio, mi crea dei problemi in quello che faccio. Quindi l'importante era portar via cose che mi accompagnassero, che mi aiutassero e non mi fossero di ingombro. Io da sempre utilizzo portacarte, perché comunque la moneta mi dà fastidio, mi pesa, quindi in ogni caso non avrei portato dietro moneta da nessuna parte. Con questo è che poi trovi il portacarte che non ha anche il portabanconote e il portacarte che ce ne stanno dentro tre, e tra le carte di credito, patente, carta d'identità, tessere dell'università, una roba e l'altra, io avevo bisogno di spazio. Quindi quando ho iniziato ad utilizzare Mondraghi ho capito che era la cosa perfetta.